Buonasera a tutti, ciao dal vostro professore di vita, dalla voce di chi non ha voce, dal sex symbol più importante d'Italia, dalla youtuber... Vabbè, mi fermo qui perché basta dire ovvietà. Allora, oggi un tema legato al denaro, alla felicità e a queste cose qui. Ancora sento troppa gente che continua a dirmi, a me ma non solo, come fai a dire che i soldi non portano la felicità? È una colossale stronzata dire che i soldi non portano la felicità. La portano e come? Ragazzi, ma veramente? Siete convinti di questa cosa? Ma basta osservare le persone ricche, materialmente parlando, ovviamente. Secondo voi sono tutte felici? Ma non è neanche un'opinione, basta osservare la realtà. Perché varie persone molto ricche, non solo ricche, anche famose, popolari, di successo, che addirittura fanno della loro vita ciò che amano, quindi hanno magari come professione cose bellissime, fanno agli attori, fanno i musicisti, perché si ammazzano? Se il soldo da solo porta alla felicità, non si ammazzerebbero. Questo non significa che tutti quelli che hanno soldi siano tristi e disperati, non sto dicendo questo, io non sono qua a fare l'equazione povertà uguale felicità, ricchezza uguale tristezza, assolutamente no. Ci può essere uno che è ricco, che è felice, è sereno, sta bene con se stesso. Ma perché? Perché quella serenità non dipende da quei soldi, ma da altro. Se lui, oltre a quei soldi, ha anche altro, ed è una condizione preesistente, allora quei soldi sono qualcosa in più, che magari portano con sé comodità, possibilità di soddisfare sfizi. Ma la felicità, la serenità sta in altro, in un percorso proprio, è delegato ad un rapporto che si ha con se stessi. La felicità, intesa come serenità, ed è l'unica felicità possibile, è legato unicamente al rapporto che tu hai con te stesso. Punto. Capirete che una persona povera, per lo stesso motivo, non necessariamente è felice e serena. E non necessariamente è triste e disperata. Dipende cosa c'è oltre quella povertà. Sembra che voi identifichiate la persona con quella che è la sua condizione economica. E a volte anche il lessico, il linguaggio, è schiavo di questa mentalità, è figlio di questa mentalità. Quello è un povero, quello è un ricco, ma quello non è lui. Cosa c'entra quanto ha in banca, quanto ha in tasca, nel portafoglio, con la sua persona? Un povero non lo puoi identificare con la sua povertà, un povero materialmente parlando, intendo. Un povero può essere abbastanza sereno e in pace con se stesso, essere felice, se ha raggiunto un certo tipo di consapevolezza e di equilibrio emotivo all'interno di sé. Può avercela, una sorta di serenità. Se non ce l'ha, magari sta malissimo. Ma non sta malissimo in quanto povero, ma in quanto ha dei deficit interiori. Poi è chiaro, se una persona ha dei deficit interiori, quindi non ha un buon rapporto con se stesso, in più non ha neanche una lira, magari si aggiungono dei problemi ai problemi, anche di ordine pratico, per carità. Ma io ritengo che si possa essere sereni, anche da poveri. Però occorre, ripeto, non è che tac, sei povero, sei felice. No, la maggior parte dei poveri non sono felici. Perché? Perché non hanno maturato dentro di sé un percorso di crescita interiore. E hanno anche una mentalità sbagliata, molti. Pensano, purtroppo, tutta la vita ai soldi che non hanno e che vorrebbero. Sono dei mancati ricchi, non sono diversi. Sono uguali i poveri ricchi, spesso. Che cosa stai cercando? Sto cercando l'uomo. Fuori, 7,5 miliardi di persone. Uomini, ho detto, non merde. Aiuta anche tu, Mister Nichilista, a trovare l'uomo. Per farlo, metti mi piace a questo video, condividilo ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Se vuoi, puoi anche supportare economicamente i miei video aderendo al progetto Patreon. Alle volte può essere che magari nascere in condizioni di non grande prosperità economica fa maturare magari qualche seme maggiore di potenziale profondità, perché magari cambi le priorità, mentre se nasci nell'oro, nei vizi, magari non hai le basi, magari hai meno basi, se non altro, per sviluppare un percorso interiore che dà importanza anche ad altro. Però non è automatico, ecco. Forse può essere che alle volte la povertà aiuti a sviluppare altro, ma non è assolutamente detto. La maggior parte dei poveri, infatti, secondo me, sono semplicemente dei mancati ricchi e non stanno bene con loro stessi. È chiaro che poi più il mondo si allontana per decenni dalla povertà
magari si vive un periodo di 50 o 100 anni di cosiddetto benessere, che in realtà è bene avere ricchezza, oggetti, avere, fare, e questa cosa va avanti per qualche generazione, probabilmente ci si dimentica così tanto che esiste anche altro, che anche i cosiddetti poveri non hanno nessun seme, ma penso solo ai soldi che non hanno, mentre magari agli inizi, quando non si era così schiavi del shopping compulsivo, del comprare, no? Quando la vita era più semplice, magari ecco, c'è qualche possibilità in più di avere priorità diverse. Però ecco, non ne sono neanche così sicuro, è uno spunto che vi metto lì, ma vale solo in parte, ecco. E Enrico, però se tu hai detto che i soldi al massimo ti permettono di così concedi degli sfizi, alla volta uno sfizio, un hobby, magari questo automaticamente porta con sé felicità. Alla fine la soddisfazione di sfizi è la felicità. No, la felicità non è la soddisfazione di sfizi. Voi confondete il piacere, confondete la comodità, confondete certe cose con la felicità e la serenità. Dirò di più, non solo i soldi non portano la felicità, o da soli non portano la tristezza, ma nemmeno avere come proprio lavoro una passione porta necessariamente alla felicità. Certo, se oltre una condizione di malessere interiore per un cattivo rapporto con se stessi ci si deve dedicare 10 ore al giorno a qualcosa che si odia, è molto peggio che dedicarsi 8 ore a qualcosa che ti piace. Però secondo me anche le cosiddette passioni, e viva le passioni, attenzione, permettono di tirare fuori tanto di te, di esprimerti, e quindi sicuramente, come posso dire, alleviano tantissimo della possibile sofferenza. Su questo non ci piove. Però alle volte può non bastare se non c'è una crescita interiore. Ecco perché ci sono, vi ho fatto l'esempio prima, magari degli attori che amano fare gli attori, dei cantanti che amano fare i cantanti, dei musicisti che amano fare i musicisti, e chi più di loro vive della loro passione? E non solo vivono della loro passione, hanno anche successo che porta loro soldo, porta loro popolarità, eppure sono insoddisfatti, stanno male. Questa è la prova che nell'animo umano esiste un qualcosa di più profondo che va al di là di queste cose che sono comunque esteriori. Ovviamente un lavoro che ti fa schifo, andare a fare shopping è un qualcosa di esteriore, di diverso rispetto ad un hobby o ad una passione, perché una passione è sì un'azione esteriore, ma ha anche una componente interiore, perché esprimi te stesso, non è un qualcosa di sterile. Però c'è qualcosa di, secondo me, che è ancora oltre le passioni, ed è proprio il rapporto con te stesso, nudo e crudo, si trovi in mezzo a una stanza senza fare niente. Dobbiamo imparare anche a stare bene con noi stessi, fermi in una stanza, su una sedia, su un divano, su una poltrona, senza smania di fare altro. Perché quello è lì che noi siamo a contatto con noi stessi, è lì che si vede l'autentica serenità. E se non ci si riesce, se si sta male in questo senso, come si fa a trovare questa pace con se stessi? Innanzitutto a livello razionale, comprendendo che è lì che risiede la fonte di un buon rapporto con se stessi, e smettere di pensare che siano le cose esteriori e le azioni che portano alla felicità, smettere di pensare che se tu ti poni un obiettivo e lo raggiungi sarai felice, smettere di pensare che tu hai dei desideri e li realizzi sarai felice. Ecco, a livello razionale, a livello di mentalità, cambiare mentalità ti permette di arrivare al 50% del percorso verso la serenità. Poi ovviamente è un lavoro emotivo, pian piano la parte razionale può curare la parte emotiva, però qui non ho ricette, ognuno è diverso, per ognuno sono diverse le tempistiche. Può darsi che per qualcuno sia estremamente difficile se le ferite passate sono atroci, la mancanza di autostima è totale. Per qualcuno che ha solo un po' di insicurezze magari è più facile. Poi, però non posso dire troppo, perché altrimenti sarei arrogante nel pensare di avere soluzioni per tutti. Queste sono le cose però importanti che occorre a livello razionale almeno sapere, altrimenti non c'è nessuna speranza, altrimenti saremo schiavi sempre in balia di fattori esterni. Certo, in un mondo in cui generalmente le persone non stanno granché bene con se stesse, povere o ricche che siano, almeno, che so, c'è il posto di lavoro, c'è due soldi in più, come posso dire, hai una comodità meno anziché una comodità in più, quindi può darsi che l'esistere sia un po' più gradevole, per carità, però la serenità, lo stare bene è un'altra cosa, d'accordo? Ripeto, se no il ricco popolare che vive la sua passione non si ammazzerebbe, non sarebbe psicofarmaco, non si drogherebbe dalla mattina alla sera se è così bello il suo rapporto con se stesso, se è così buono il suo rapporto con se stesso. Siamo troppo viziati dalle comodità. Le comodità anche io le ho, però non si può pensare che se da domani, per esempio, vivessimo in dei villaggi senza internet, senza computer, senza WC in casa, senza possibilità di fare viaggi chissà dove, magari possiamo solo camminare a piedi,
improvvisamente tutti saremmo tristi. Allora tutta la storia dell'umanità, prima dell'invenzione delle automobili, degli aerei, degli aeroplani, di internet, erano tutti infelici. C'era solo disperazione. Poi ovviamente ce n'era tanta lo stesso, perché non credo che sia mai esistita una società dove la mentalità era funzionale allo sviluppo armonioso dell'uomo, in rapporto a se stesso e agli altri. Però ecco, alle volte credo che il delirio occidentale moderno stia davvero ancora di più allontanandoci dalla serenità e dalla felicità, che magari non c'è mai stata, ma oggi come non mai, secondo me ce ne stiamo allontanando sempre di più. Siamo sempre più viziati, abbiamo sempre più comodità, magari la vita media si allunga a livello quantitativo, ma ho paura che l'animo, quella parte profonda di cui vi parlavo poc'anzi, sia sempre più annichilita, sempre più spenta. E se si va avanti così, credo che proprio scomparirà. Mi fermo qui, attendo i vostri pareri, fatemi sapere se siete d'accordo con me, se non siete d'accordo con me, se solo in parte e in cosa non concordate. Vi aspetto, condividete il video se vi è piaciuto, c'è il Patreon, vi ricordo, se volete supportare economicamente i miei video e il mio canale, mi farebbe piacere. Un abbraccio ragazzi, a presto!